Grande festa a pochi giorni dal compleanno a Villa Chiara di Campopiccioli, una contrada di Bisenti dove la nonna, no, anzi la bisnonna Giselda, ha festeggiato i suoi. Sì, la più longeva del paese, è attorniato dai figli, nipoti e pronipoti, si è avvicinata dolcemente. Una grande donna, la signora Giselda, con una grande fede ci racconta una lunga vita vissuta in un alternarsi di momenti difficili, di emozioni, paure dei giorni di guerra, serenità, affetto e amicizia ad oltranza per nonna Giselda, che ha affrontato la vita con tanta disinvoltura e saggezza. Tra i passaggi più importanti è la Seconda Guerra Mondiale, con problemi di lavoro, di paure, le ristrettezze della guerra, i passaggi dei tedeschi, con i racconti di nonna Giselda che sentirete più tardi. Giselda di Pietrantonio nasce il 7 febbraio del 1921. Da una famiglia come ce ne sono tante a Bisenti, in contrada San Martino, sì, la contrada più bella e assolata di Bisenti. Più che una ragazzina perde la mamma, il papà mutilato della Grande Guerra era il custode dei pozzi petroliferi Agip lungo via Roma, alle porte di Bisenti. E la piccola Giselda si è dovuta accollare insieme alla sua sorellina, anche se più piccola, ad accudire i suoi tre fratelli, Guerino, Umberto ed Emilio. A 15 anni il grande incontro con il suo grande amore, Pregiantino Scocchia, classe 1914. E sì, fu un giorno che tornando a Bisenti fu sorpresa da un'acquazzone e dovette riparare sotto il ponte sul fino del campo sportivo. Qui poco dopo arrivarono dei cavalli, dei vetturali, fra questi Pregiantino, un bel giovane alto, aitante, sguardo da Don Giovanni, che guardando questa ragazza pensò fra sé e sé: io questa me la sposo, così ci racconta Giselda. I grandi occhi di Giselda, lo sguardo, il sorriso, la sua timidezza trovandosi al cospetto di uomini, ma maggiormente davanti a Pregiantino che non finiva mai di guardarla, di fissarla, come dire, stregarono il giovane vetturale. Difatti la domenica successiva, così come era consuetudine all'epoca, Pregiantino si appostò davanti la chiesa e all'uscita della messa gli si affiancò e subito: ti devo parlare. La bella e dolce Giselda, frastornata, con gli occhi bassi, gli tremarono le gambe e a fianco si diressero verso via della posta, verso il municipio, e fu qui che Pregiantino si dichiarò, e non tardò anche Giselda di approvare, non con le parole, con la bocca, ma con lo sguardo. Giselda accennava con la testa e Pregiantino non finiva mai di dichiararsi: sei bellissima, io ti amo, ti voglio bene, sì, ci sposiamo presto, finisco il militare e ci sposiamo. L'incontro finì solo con degli sguardi innamorati e schivi. Un ragazzo piacente, un Latin lover, Pregiantino, un Casanova, un playboy. Poi una sera, alla festa del 2 d'agosto, si fecero una passeggiata sul far della sera. Uno sguardo, una stretta e un bel bacione, così come li sapeva dare Giantino, da cosa nasce cosa. E quella sera nacque Antonietta. E più si vedevano, più si incontravano, la simpatia, l'amore cresceva e l'attrazione diventava sempre più forte. E gli incontri, il raccontarsi diventava sempre più piacevole. E fu una sera, lontani da occhi indiscreti, che si diedero il primo bacio sul far della sera. La grandissima felicità e l'estasi procurato da quel bacio che sublimava e consacrava il loro grande amore. E dopo tanti baci e tanto amore si unirono in matrimonio il 10 gennaio del 1941. Pochi giorni insieme ed il baldanzoso Pregiantino ritornò sotto le armi a Gorizia, se non vado errato. Il matrimonio fu celebrato dall'abate Don Filippo de Flavis, un ricco e succulento pranzo per l'epoca, per quei tempi, a base di maccheroni comprati e pollo arrosto. Mancò solo la torta, come ci racconta la signora Giselda. Dal matrimonio nacquero sei pargoli, di cui uno morto durante il parto gemellare. Rimase in vita Antonietta, fortunatamente. Pochi mesi insieme, poi nel 50 Pregiantino decise di emigrare in Venezuela. Rimase a Caracas per 4 anni, raccimolato
un bel gruzzoletto tornato in Italia servì per comprare il primo trattore più la macchina da trebbia. Come dire, la sua passione, che poi trasferì anche al primogenito maschio, il professor Mario, che alla morte del padre, anche se occupato a scuola nel pomeriggio e nei giorni liberi, portò avanti per tanti anni l'attività del suo papà. Ma torniamo a noi, no, anzi, torniamo a Giselda, che negli anni dell'espatrio di suo marito si arrangiava come infermiera a fare punture e medicazioni e a cardare materassi di lana e di crine, senza dimenticare che al ritorno di Giantino cominciarono a costruire la loro nuova dimora sulla statale 365 di San Nicola, demolendo la vecchia casa di Case Scocchia, ormai ridotta ai minimi termini. Nel mentre arrivarono, abbiamo detto, nel 1944 la piccola, bella e dinamica Maria, che è diventata un'adolescente, anche lei appassionata di motori, guidava trattori, autovetture e moto, dopo la bella, dinamica ed effervescente Maria, che all'epoca fece impazzire, innamorare una moltitudine di ragazzi. Eccolo, nel 1946 il grande prof, anche lui ha fatto stragi di belle ragazze. Nel 1948, eccola forse la più bella della famiglia Scocchia, che fece perdere la testa a Celestino Cantagallo, primo cittadino della città vestina, sì, della città di Pon, come dire, gli faceva la varva. Ed infine l'ultima rampolla, Liliana, arrivò dopo 10 anni dall'ultimo, e nel mentre i bimbi si facevano grandi, frequentavano gli istituti d'arte. Fino a qualche decennio fa, sì, prima di quella brutta caduta che l'ha costretta ormai da 10 anni su una carrozzella, nonna Giselda ogni giorno usciva di casa, faceva i vari giri per il paese, per gli acquisti del necessario, pagava le bollette, sbrigava altre incompense domestiche, partecipava alle funzioni religiose, faceva trovare la tavola imbandita alla figlia, sì, alla prof Maria che tornava da scuola. Con il passare degli anni ha ridotto i suoi spostamenti, ma ha conservato quasi intatti memoria, sorriso e atteggiamento accogliente a quanti le chiedono di svelare quale sia il suo elisir di lunga vita, le risponde alzando gli occhi al cielo e lavorare e accudire la famiglia. Una vita fatta di tanti sacrifici per crescere i 5 figli che ha sistemato nel migliore dei modi, spesi per la famiglia ed il lavoro dei campi, rimane vedova dal 1979 e si dedica totalmente ai figli e ai tanti nipoti, tuttora conserva una lucidità ed una freschezza mentale, la fede è la sua fonte di vita e di preghiera. 5 figli, 14 nipoti, mentre i pronipoti tanti da perdere il conto. Per il resto della vita, nonna Giselda trascorre una vita tranquilla, seduta nella sua carrozzella, vicino al caminetto, un po' di TV, uno sguardo alla finestra, qualche vicino, e chi va a trovarla non corre certo il rischio di non essere riconosciuta. Gli piace tanto conversare, ma non è stata mai una grande chiacchierona. Si limita all'essenziale e ama raccontare il passato con lucidità e senza rimpianti, ma risponde a dovere a tutti, come dire, n'invagascana paroli under. Ricorda i volti e le storie di tutti, i momenti belli e brutti che hanno segnato la sua lunga vita. Una vita di sacrifici, ma anche di grandi soddisfazioni. Eccoci finalmente, dopo tanti festeggiamenti, addirittura d'arrivo al grande traguardo tanto ambito dei 100 anni. Giselda di Pietrantonio, la donna, la signora, la nonna più longeva della Valle del Fino, che oggi 7 febbraio 2021 compie e festeggia in contrada San Nicola, ma più precisamente sulla salita che porta a Case Scocchia, sulla provinciale 365 che da Villa Vomano porta alla contrada Taverna di Castiglione Messaraimondo, dove la strada si incontra con la SS 81. Per lei è consuetudine ormai festeggiare i diversi compleanni dai 90 in su. Anche uno dei pronipoti, Leonardo, anni addietro, mentre festeggiavano un compleanno, esclamò: «Nonna, tu arriverai certamente ai 100 anni», e così è stato.
La signora Giselda ha una vita dedicata interamente alla famiglia, alla salute dei figli, con la grande determinazione ad andare avanti anche dopo la perdita del coniuge, 40 anni or sono. Non meno importante è l'aspetto alimentare per la centenaria, che si traduce nel mangiar poco e semplice. Grande festa, dicevamo, pensate a fare gli onori e omaggiare la centenaria, è arrivata niente poco di meno che la subcommissaria dottoressa Rosanna Masci, con tanta di fascia tricolore al collo, accompagnato dall'ex responsabile area contabile finanziaria ragionier Giuseppe Massimi ed il collaboratore amministrativo Camillo Di Pietro. A dire il vero, l'idea è stata del commissario dottoressa Chiara Fabrizi, che alla fine, per impegni presi in precedenza, non è potuta essere presente, diciamo pure informato dal ragionier Massimi. La subcommissaria dottoressa Masci ha portato i saluti a nome di tutti i bisentini e portando in dono un gran bel mazzo, sì, un mix di fiori colorati ed una targa per ricordare questa grande e gioiosa giornata. Fiori in abbondanza, il segno tangibile del vasto affetto che la signora Giselda riscuote tra amici e parenti, felici come lei in questa grande occasione, unica e mai più ripetibile. La subcommissaria prefettizia, dopo aver consegnato la targa letta dalla prof. Maria, figlia della festeggiata, dopo una breve allocuzione di saluti e ringraziamenti ai convenuti figli e nipoti, si è intrattenuta con la festeggiata anche con qualche foto con la centenaria, che l'ha ringraziata per la grande visita e per il riconoscimento consegnatole. La dottoressa Masci, prima di congedarsi con grande professionalità e responsabilità, ci ha raccomandato: festeggiare sì, ma con l'osservanza della distanza di almeno un metro ed indossare sempre e comunque la mascherina. Ascoltiamola. Buongiorno, auguri. Le faccio gli auguri da parte del comune tutto di Bisenti. Tutta la comunità vuole unirsi a lei per festeggiare questo traguardo importantissimo. Grazie, grazie. Di grazie. Come sta, signora? È stanca perché già si è alzata un po' presto. Senta, comunque è contenta. La città di Bisenti, il comune di Bisenti, le vuole fare questo dono per ricordare. Mi chiedo scusa, ma è troppo storce. No, signora. Questo compleanno. Grazie, quanto è bello. Adesso lo facciamo aprire a sua figlia, va bene? Non la apro io, voi fate la foto. Non sono abituata ad aprire. Ecco. Ci sei. Ecco. È una targa. Vedi? Che le ha donato tutta la comunità di Bisenti. Il comune, vedi? Il comune per festeggiare questo giorno. Senti. Lo leggi? Leggi? Leggi tu, ma. No. Voto la legge Maria, dai. Siamo truccati. Allora, la signora Giselda di Pietrantonio. Nata a Bisenti il 7 febbraio 1921. I migliori auguri da tutta la cittadinanza per i suoi splendidi 100 anni. Brava Giselda, auguri. Auguri. Fabrizi, sarebbe lei? No, io sono il subcommissario. Ah, il subcommissario. Il commissario oggi aveva un impegno già preso precedentemente e purtroppo non ha potuto partecipare. Va bene, importante. Le manda tanti auguri, signora. Grazie, grazie. Vogliamo grazie. Farci una foto con questo insieme? Sì, certo. Sì. Però forse... Okay. Guarda bene, guarda bene, grazie. Io sono Peppino, Peppino, marito di Bruna. Peppino, il marito di Bruna. Quelli di cugini. Quelli di confitta. Bruna. Dottoressa, è soddisfatta per questa prima cerimonia a Bisenti? Sono orgogliosa di essere venuta qui a festeggiare i 100 anni della nostra concittadina. È con vero piacere che sono venuta. E niente, purtroppo non può essere festeggiata degnamente a causa del
del Covid, ma sicuramente la festeggeremo in un altro momento. E purtroppo il commissario, la dottoressa Chiara Fabrizi, non ha potuto partecipare per un precedente impegno improrogabile che aveva già, e quindi sono venuta io quale delegata. Grazie. Il numero dei contagi sono diminuiti sensibilmente, eravamo arrivati a zero, sono risaliti leggermente, quindi stiamo particolarmente attenti. Certo, grazie. Quindi oggi io capisco che si voglia rendere omaggio alla signora ed è giusto, i figli però sono, con attenzione. I figli e i nipoti, vedi? Le distanze, qui dentro l'ambiente è piccolo, se siamo in tanti sicuramente il virus riuscirà a fare bene sul suo lavoro, quindi magari arieggiate spesso, sì, la signora, ma la signora, ma la portiamo di vuol là, vuol dire che la dovremo festeggiare l'anno prossimo, signora. Ecco, va bene, noi ce la mettiamo tutti, assolutamente. Mi raccomando però, va signora, bene, perché grazie. La salute è per voi, per noi, no, per tutti. Tutti, certo, va grazie. Bene, arrivederci signora, mi ha fatto proprio piacere venire qui da lei. Mi ha fatto saluta, veramente piacere. Mi sta salutando, ma... Io mi chiamo Rosanna. Rosanna si chiama. Vengo da Teramo e sto svolgendo... In questo momento non avete il sindaco. Non e allora noi stiamo facendo non abbiamo nessuno, cosa. No, il sindaco. Va bene? Mi ha fatto veramente piacere salutarla. C'è solo Camille che apre la porta. Grazie signora. Grazie tanti, a lei, tanti grazie, auguri. Grazie. Buona giornata, arrivederci. Gli dessi una, sì. Sei bella Giselle, oggi non si piange, no? A parte che non piange mai, no, però l'emozione è l'emozione, perciò non mi piace. Beh, la contentezza, certo, bravo, certo. Bravo. No, te la ci ha fatto grazie alla mamma che ci ha dato prima di tutto la vita e poi Fatto, questo storia. Grande regalo che ci ha dato, quello di esserci vicina ancora. Come si chiama questa signora? Si chiama Neda Lascone. Come si chiama? Boh. Omar, ma conosci. Liliana. Bravo. Monarca, la figlia di io. Ascolti a me. Qual è stato il segreto per arrivare ad oggi, a 100 anni? Beh, io un giorno per giorno sono mangiato e lavorato. Ho lavorato sempre. E mi fa un video di chiudere, ma che mi niente il lucro di Dio, mi dice. No, che io mi fai una morte che li chiami buoni. Posso fare tutte cose. Cioè, hai ripreso vigore. Tuo marito Giandino o pre-Giandino, e dove vi siete incontrati la prima volta? Ci siamo incontrati in un fiume. In un fiume perché? Stavate a fare il bagno? No, lui lavorava col cavallo. Ah. E io, siccome più vuoi, portavo una bestia da vacca. E ci avevo da riparare sotto il ponte. Ah, sotto il ponte, di un campo sportivo. E mi ha detto che mi volevo. Io sono detto, ma t'aveva già d'occhiata comunque. Allora gli dicevo, guarda, io che questi bisetti gli faccio male. Perché viene da Troiano, da Trivina? Dove viene di Trivina? Io a Troiano. Di dove eri tu? Io che ero nella di Santa Martina. Ah, Santa Martina, Santa Martina all'Artato. Ho capito, ho capito. Ho capito, ho capito.
è stata fame, capito? Non so che era una famiglia sempre ricca, ma però sarà una amica onesta. Sì, sì, sì. Capito? Quanti figli eravate? Noi eravamo tre maschi e due figli. E la bambina è morta a 5 anni. Consiglia qualcosa ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, che devono mangiare per vivere fino alla tua età, fino a 100 anni. Fino a 100 anni. Da Bobo Luveno, che dici tu? Eh? O famello Luveno? Sì, sì. Bobo Luveno. Luveno. Senza vena. Buongiorno. Buon babbo il bollo, poi. Quando mangi? Dove siete sposati? A Bisenti? Eh? A Bisenti vi siete sposati? Sì. Si è sposato a Bisenti. Allora si è lampato. Quindi ha scoperto oggi si usa. Buonasera. Buongiorno. Si usa a sposarsi di religio pure oggi. Allora si è lampato. E qua ci siamo venuti a sposare. Ma questo voi non siete avadotti uno solo. Ma dottori siete due, tre. A chi vuoi bene tu, a Maria o a Maria? Ma questo è tettendo le via mia, ho tettendo uguale. E Liliana? Liliana vivo. E la Pennosa? Pur la Pennosa. E la Terramena? Ma quale sta bene lì? A Terramena sta benissimo. Ho capito. Capito? Sì, sì, sì. No, il figlio sta bene. Sta bene, uso la banca. E che lì di questi sta. Insomma. Stanno bene. Tutto bene. Questo è l'essenziale. Sì. Sì. Il nipotino più bravo qual è? Qua. L'unipote. Non faccio bene. Per quel che sta che mo. Chi è tuo nipote, quello piccolino? Come si chiama? Ah? Il nipote piccolino, come si chiama? Ma non mi ricordo. Riccardo, si chiama Riccardo. Beh. E Leonardo, pronipote, poi ci sta. È Leonardo. Luigi. 19 pronipoti. Fammi ma lì si dice il danno oggi. Ma quando avete l'idea? Tanto nascere. Ecco, il bambino mi ha detto. La mammona come si chiama oggi? L'ho fatta in due. L'ha fatta senza mammina. Ah, senza mammina. Sei nata senza ostetrica. Allora era così. Non c'era. Anche vicino di casa. E chi ti ha annudato il cordone? Una vicina. O la fona? Una vicina di casa. Vicino di casa. Ho capito. Va bene. Caffè, Luigi? C'è un goccio di caffè, grazie. Giuliano, saluta la nonnina. Dagli la manina, dai la manina. Bravi. Dai. I stranipoti, chi sono questi? Sì. Pronipoti, bravo. Una pronipote, come si dice? Pronipote. Ma che arrivano pure quegli altri. Come si chiamano questi pronipoti? Tu come ti chiami? Luciano. Luciano? Giuliano. Ah, il nonno. Oh, per bacco. Sì. Tu che porti la mascherina, bravo. Luigi. Come si chiama? Luigi, come me? Ah, il nonno. Il nonno. Non il nonno, fregato voi. Anzi, fregato lei io. Mannaggia, la malosa. Ciao. Facciamo posto agli altri.
Andiamo! Buongiorno, Federico della Clagione, come sta? Come si chiama questa signora? Come si chiama? È una Pennosa o una Terramena? È Terrameni. Una Terrameni. Una la logica. Mamma, questa mamma. Ci siamo tutti. Buongiorno. Non ho capito. Silvana. Invece come ti chiami? Scusa, non mi ricordo io. Antonietta. Antonietta. Che è la nipote o la nipote? Tutte e due. Tutte e due. E i figli di? Io Antonietta. Io di Silvana. Ah, ok. Salutiamo la nonna. Sì. Sì. Auguri, no, no. 100, visto che gli hai fatto? Sei forte, sei una roccia. Sei una roccia. Parlo forte, parlo forte. Sì, però si sta bene. Tu stai precisa qua. Vai, mi fa piacere, tutti i belli. Ah no! Ah, eccola, hai visto, mascherata, ma... Com'è? Lo so. Oh. Guarda. Hai visto? E poi lo facciamo tutti insieme, con tutti i nipoti. Guarda un po', ti ricordi quando stavamo su a Terenzio? Questa la sera quando ti prendi, quando ti bevi qualcosa, ti pensi a noi. Pensi a noi. Ci vorrebbe ogni giorno questa giornata, questa festa. Dovrebbe esserci tutti i giorni questa festa. Ma che gli fa? Signora, auguri, complimenti. Ciao. Mamma, buona giornata. Buon proseguimento. Prendete qua poi, dai. Grazie, questa è una cosa familiare, proprio. Io ho portato. Stavo con l'Inte. Ah, con l'Inte, sì. Dopo l'Arpa e conobbi la figlia Antonietta, la prima. Certo, Arsita, Arsita. Ma la conosci? Sì, sì, come no? Franco. 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 La semplificata. Franco. Qual è Arnaldo? Quella si è mai le foto. E conosciute qua? Degli anni passati tu dovresti avere. Sì, ce l'ho. Poi vedi che ho fatto la panina con la porchetta. No, no. Le pizze, no, sono le pizze. Grazie. Allora, prego. Io veramente poco, signora. È piccola. Dai. L'uomo è passato. Amore. La signora pure la sa, buongiorno, come no? La mia principessa. Monica. Ma che bravo sei di Monica, quando sei bella. Oggi è festa! Ma piangi, ma oggi è festa! Ciao Maggie Monica! Sono arrivata! Dai, mangiati la torta! La torta? Ma tu te lo dico quando? No, 100! Sta a suonare! 100! Ti stanno a suonare? Sta a suonare la musica!
Ricco. Silva, ti ricordi Lucio Antonio quando veniva qua e faceva il discorso dal balcone e raccontava tutto il periodo di Mussolino? Questo è il figlio, è Luigi. Ok, grazie. Aveva fatto il ti ho immortalato, lui. Aveva fatto il sindaco. A Brittoli. A Brittoli aveva fatto il sindaco. Benissimo, vai!